Carissimi amici di Sant'Egle, come state? Riflettevo sullo stare a casa per 2 settimane e il meraviglioso insegnamento che mi sta dando. Volevo condividerlo con voi. La mattina, invece di alzarmi e pensare alla mole di lavoro che mi aspetta tutti i giorni, il mio pensiero di questi ultimi giorni è correre per vedere se è fiorita la prima orchidea, se sono sbocciati i 1000 colori della primavera. E mi sento sorprendentemente rilassata e riconnessa alla vita, quella vera. La mia nonna diceva che senza lilleri non si lallera, bambina mia. E ci aveva ragione, ma mi chiedo, tutti quei soldi a cui bramiamo, usati spesso per avere quelle sciocchezze di cui ci circondiamo, ci basterebbe averne forse un po' meno e avere il bene più prezioso, il tempo? In questi giorni ti sarai accorta anche te che le cose più importanti sono le persone, gli animali che più amiamo e non l'ultimo gadget. Bello che tutto si metta in dubbio, che l'ovvio diventi una banalità. Riguardarsi negli occhi e vedersi per davvero, ascoltarsi, ridere e stare insieme, guardare un'alba, godersi un tramonto, prendersi il tempo per fare un bel bagno. Correre con i cani, giocare con i gatti, seguire un'ape fino a un fiore. Questo è quello che sto vivendo io in questi giorni. Godermi il tempo. Sto cucinando, come sappiamo fare noi italiani, e finalmente però sto mangiando sentendo i sapori e non rispondendo al telefono. Queste sono le cose importanti. Il tempo è prezioso. E lo diamo sempre per scontato, da un sacco di anni. Approfittiamo di questo momento di pausa forzata per riconnetterci alla vita, quella vera, legata anche a chi ci sfama, la terra. Se posso permettermi di darti un suggerimento, semina nel tuo vaso di città, sul balcone, vicino ad una finestra, dove arriva un po' di sole, e prenditi il tempo per vedere quando questo seme germoglierà. Ti commuoverai e mangerai i suoi frutti con un'attenzione diversa. Se i semi non ce li hai, puoi ordinarli online, macrolibrarsi a quelli di Arco Iris, che oltre ad essere bio, germogliano proprio tutti. Oggi vi presentiamo il nostro semenzario e i nuovi orti rialzati. Non sono altro dei grandi vasi con della terra. Dentro ci puoi mettere il tuo seme, gli dai un po' d'acqua, se vuoi puoi pacciamarlo con della paglia, ma anche della carta, ma anche niente, e li vedrai germogliare. Per non smezzare il raccolto con i vari insetti che possano arrivare sul tuo balcone, usa le consociazioni dell'agricoltura sinergica. Oggi vi metto a disposizione tutti i miei libri proprio sull'agricoltura sinergica. Scaricali da questo link. Noi siamo qua. Se vuoi fare 2 chiacchiere, chiamaci. Un abbraccio da tutti noi di Sant'Egle, pelosi compresi.